Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul nuovo video settimanale dalla stazione di Tachihi, dove sono andato a fare una buonissima colazione da Egg and Pinks la scorsa domenica. Ecco qui che mi sono preso questo buonissimo caffè e questi buoni Egg Benedict, io con l'avocado e il salmon e il mio amico con lo spam. Poi ci siamo presi queste deliziose e leggerissime 5 pump cake che abbiamo decorato con il gawa e il cocco. Successivamente sono andato a fare un teru teru bosu e voi mi chiederete: ma che cosa sono questi teru teru? Ecco, queste sono delle bambole tipiche giapponesi che magari avrete visto su qualche anime, che praticamente si appendono magari nei giorni di pioggia per evitare che i giorni successivi piova. Quindi spesso i ragazzini giapponesi le fanno e le mettono proprio davanti alle case nella speranza che non piova. Qui? La colla qui? C'è! E dov'è? Cocco. Mettila a te, mettila a te. Ah, qui? E non esce. E non esce. Ah, me l'hanno data rotta. Ma funziona? Sì, sì, bisogna schiacciare. Ah, ah, eccola qua, eccola. Vai, vai. Non spara qua, che ecco qui probabilmente sentirete Aurora che mi aiuta a fare questa bambolina. Questa parte. No. Ok. Oh. Con Occhino. Oh, ma è normale? Ma è troppo grossa, ma è? No, mi viene una mela, mi diventa un naringo. Questa bambola altro non era che un monaco, il quale avrebbe dovuto far smettere di piovere attraverso le sue preghiere, che purtroppo non ebbero successo, e quindi lo impiccarono. Questa bambolina è un impiccato. E come si fa a fare la bocca? È enorme. Guarda che carina. Bene. Non è stato facile scegliere la bocca e adesso passiamo ai capelli. Carina, no? Oppure gli facciamo una sciarpa, non lo so. No, è carina la testa. Così? Un po' da Einstein. Io vivo bene. Com'è che glielo mettiamo? Ne mettiamo tanti così o... Bello, mogia mogia, no? Mogia mogia. Mogia mogia. Guarda. Bello, no? Non è venuto male. Carino. Ed ecco qui il risultato finale. Beh, che dire. Devo dire che ho trovato un nuovo talento che non sapevo di possedere, quello di fare queste bambole teru teru bosu. In ogni caso si attaccano così, ecco, mettetele davanti alle porte, provate anche voi a farle in Italia perché magari smette di piovere, non so se sta piovendo in questo momento. Terminata la nostra bellissima escursione, creiamo le bambole, siamo andati a prenderci un caffè, ecco. Questo è il caffè che ci siamo presi, la mia amica si è presa invece uno smoothie, io mi sono anche preso una tart cake e poi siamo andati a cena perché ovviamente dopo la merenda è la cena. Cena, siamo andati a mangiare lingua bella fatta alla piastra con un po' di zucchemono, questo riso, e ecco, a me mangiare la gyutang, mi piace mangiarla così in tinta, che è buonissima, e poi con un po' di riso, che buono, mi viene fame solo a guardare queste immagini. Nel giro di pochi secondi è finito tutto. Terminata la cena mi sono spostato in un'altra località, sono andato a Koenji in questo bel ristorantino con una vista tra l'altro molto carina perché era verso il tramonto, quindi mi sono preso un buon bicchiere di vino, un po' di olive, poi il tramonto era meraviglioso ancora di più, si è fatta una certa, poi mi sono preso altro alcol, questa che sembra pasta ma in realtà è fatta col cognacco, quindi ha pochissime calorie, e poi una tartina con anche dell'avocado, e per restare leggeri anche una, come si chiama questa in italiano? Winna, una sanciccia. Vabbè, questa era più o meno la mia domenica scorsa. Bene ragazzi, e siamo arrivati alle chiacchiere di fine video, parte del video che a molti di voi probabilmente non interesserà, ma sono sicuro che tra voi ci sono chi mi segue con più accanimento, con più fedele, i più fedeli rimarranno con me a ascoltarsi questi discorsi sulla mia vita a fine video. Bene ragazzi, spero che vi piacciono questo nuovo format di video in cui vi faccio vedere che cosa ho fatto nella domenica e vi faccio anche vedere un po' di piccolo Giappone,
quello che capita nella mia vita, e in più vi posso aggiornare su quello che faccio. Allora, dove eravamo rimasti la settimana scorsa? Eravamo rimasti che vi avevo detto che avevo finito tutti gli esami della magistrale e che avevo iniziato un nuovo lavoro. Bene, ho completato la mia prima settimana, è andata molto molto bene, devo dire, mi sono divertito un sacco. Sono anche riuscito a scrivere una canzone che mi hanno commissionato, quindi veramente l'idea di riuscire a fare due lavori insieme è incredibile, e anche la possibilità di poter condividere qua le mie esperienze con voi, non sapete quanto mi fa piacere, anche perché in questo periodo, veramente essendo così impegnato, sto facendo veramente fatica a incontrare delle persone e posso solo uscire la domenica, e quando esco la domenica, come avete potuto vedere in questo video, vi porto con me, quindi avere questo piccolo spazio in cui posso parlare con voi mi dà una gran gioia, anche se poi vabbè le visite sono quelle che sono, perché ovviamente non ho la possibilità di poter registrare video migliori, ma mi sto abilitando per poterlo fare, quindi spero la prossima settimana di potervi fare un video in cui mi faccio vedere e magari scegliete voi di che argomento parlare. Tanti mi avete chiesto di parlare del mio workout, come mi alleno. Su quello ci sarà un video a parte, perché devo dire che sto facendo un percorso con un personal trainer che mi sta anche seguendo con la dieta. Non ho mai avuto gli addominali scolpiti come in questo momento, e devo dire che è tutto merito suo. In realtà devo dire che allenarsi è molto legato all'alimentazione, cioè io mi ricordo che facevo molta più fatica in palestra quando avevo il fisico monotonico che adesso, e solamente perché ho cambiato l'alimentazione. Vabbè, in ogni caso questo è un discorso che non credo vi interessi particolarmente, però so che ci sono delle persone a cui interessano anche queste cose. Che dire, non lo so, voi come state? Spero tutto bene. Io adesso non lo so, devo dire che mi sto ancora riabituando a questa situazione, perché voi dovete sapere che io in realtà sarei dovuto essere in Italia in questo momento, sarei... Quando è che dovevo arrivare? Dovevo arrivare il 18 di giugno, avevo già comprato il biglietto e invece non ho potuto rientrare per questa offerta di lavoro un po', ma poi anche un po' per il discorso comunque anche della pandemia eccetera, perché non sapendo comunque quello che sarebbe potuto succedere, ci sarebbe stata la possibilità che io non potevo più rientrare in Giappone, perché da quel che so non è completamente aperto. Adesso so che stanno facendo comunque molti più vaccini, che è una cosa positiva, però comunque è ancora una situazione piuttosto difficile, ecco. Che dire, io vi ringrazio sempre per seguirmi e sostenermi, e spero che vi possano piacere questi video. Se avete delle richieste, magari se volete che vi porto in qualche ristorante speciale, ditemi. Se volete che vado a mangiare sushi magari per il prossimo video, non so ancora cosa farò domenica, ma sto pensando di andare a Chinatown magari, oppure mi piacerebbe andare a scalare il Monte Takao. Quindi ragazzi, scegliete voi quale di queste due cose preferite che faccio, e poi magari questa domenica tra pochi giorni andrò a farla e vi farò il video la prossima settimana.